prima che inizi il video, ragazzi, volevo chiedervi se riusciamo ad arrivare ad 800 mi piace. Mi farebbe davvero molto piacere vedere il vostro supporto anche sotto questa miniserie che voglio iniziare. Domani ci saranno altri due video probabilmente del genere, quindi spaccate, proviamo ad arrivare ad 800, mi fareste un piacere davvero davvero molto molto forte. A voi non costa niente, per me è un piacere immenso. Ci troviamo appena il video comincia, a dopo. Bella a tutti ragazzi, sono Mino e bentornati qua sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati oggi ragazzi con il video delle 6 e mezza. E dato che comunque ci sono dato che comunque ci sono i punti doppi, non volevo sprecare l'occasione mettendomi a giocare troppo a vecchi COD. Allora faccio sta miniserie solo mentre ci sono i punti doppi, chiamata Road to 400, dove andrò a fare con voi dei live normali solo per fare tanti 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 punti, provando a fare il culo ai nemici, così appunto non perdo tanto tempo e posso giocare perché voglio raggiungere questo maledettissimo livello 400. Comunque scambiamo subito per le 30 criptochiavi, vediamo. Non trovo mai niente, non trovo mai niente, è uno schifo totale. È uno schifo totale, ragazzi. La prima partita andremo a farla presumibilmente su Infection. E io mi faccio subito la classe cuoca. E con l'Weevil ce l'ho già molto forte. Quella che ho usato l'altro giorno. Cambiamo mimetica, se no poi rimane lo stesso identico video. Mettiamo intero. E magari adesso faccio questo video. E poi dopo le seguenti partite le vedete nei due video di domani, in quanto io domani sono via, quindi voglio sfruttare al massimo i punti doppi oggi e allo stesso tempo voglio prepararvi video anche per domani. Vi faccio questa serie composta da tre episodi, questo Road to 400 parte 1 su 3, e vedere a che livello posso arrivare. Comunque adesso ragazzi abbiamo trovato Infection, basta parlare, concentriamoci un po' e proviamo a giocare bene. Ok, direi di usare l'Weevil. Ovviamente, perché è molto forte. Ok, la lobby è la stessa di prima. Le squadre pure. Quel Brode 2005 è davvero un camper maledetto. Però vediamo un po' come ce la caveremo. Forse l'unico problema è proprio l'Weevil che ho scelto. Perché su questa mappa usarlo non è che sia la cosa più intelligente del mondo. Però vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Va bene. Di qua. Scusate se parlo a tono di voce bassa. Magari sono un po' rincoglionito. Ma mi sono appena svegliato, raga. Mi sono addormentato, tipo, sono stato a dormire fuori casa da un'amica e poi sono tornato a casa stanco morto, ovviamente. Mi sono addormentato appena tornato a casa dopo aver fatto la top. Comunque, ora bando alle ciance, siamo partiti bene, cerchiamo di mantenere questo ritmo. Ah, cazzo, subito da dietro siamo morti. 6-1, comunque, dai, un buon risultato, un buon risultato. La play oggi fa un caldo abbastanza micidiale, fa davvero. Quanto sono? Ok, 7000 punti. Riesco ad arrivare altri 80. Fa davvero un caldo un caldo bestiale. E quindi la PlayStation oggi davvero. Aspettate un attimo. Non vuole saperne due volte per soffiare. Soffia davvero un fottio. Muorite. Ok. È che con l'Weevil puoi sparare, proprio sprayare come un matto fuori tutti i colpi del caricatore, perché tanto hai caricatori immensi con una capacità davvero assurda. Dai, vieni qua. Oddio. Muori. Muori anche te. Raga, che partita che stiamo facendo. 11-1. Attento che qua arriva. Mi fermo un secondo ad aspettarlo. No, non arriva. Arriva dall'altra. Mi fermo un secondo perché ho l'UAV. Adesso sta arrivando. 3, 2, 1. Dovrebbe arrivare adesso. Occhio. Ti pareva, sono un rincoglionito. Poi mi arriva quello con fantasma da dietro. Sono stupido anch'io, vedi? Quando ti fermi ad aspettare, perdi subito quello che è il giro della mappa. E poi sei fucked up. Oddio santo. Che morte stupida, che mi ha proprio rotto il giro. Ho perso tutto il giro. Avrei potuto iniziare una bella streak, invece mi ha fatto perdere un bel po' di tempo. Comunque, non preoccupiamoci per una morte. Ciao, ma sto Dungex TV quanto cazzo campera. Non preoccupiamoci per una morte stupida, che noi abbiamo i livelli da fare, dobbiamo spaccare ancora i culi. Vediamo, qua in middle sicuramente sarebbe una buona idea andare, solo che loro stanno camperando, la stanno proteggendo relativamente bene con i denti e con la forza. Ok, questi due li ho presi, però ovviamente mi sparano da dietro. Scappa, 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 perfetto. Da dove mi hanno sparato? Ok, lo hanno ammazzato, va bene. Vabbè, ti pareva la stordente. Ok, vieni qua. Qua dietro c'è sicuramente gente, usciamo e tiriamo l'ondata, raga. Proprio di ignoranza cattiva. Cazzo fa quello? Oddio, ma non muore. Gli ho fatto male, dite? Dite che si è fatto male cadendo? Mamma mia. Proprio quello che volevo fare, ho visto che ce l'avevo dietro, ondata di calore, zac zac, morto. Vieni qua, no, non l'ho preso. Cazzo, questo è un po' un problema.
Raga, mi stanno venendo pre a prendere tutti a me, tutti da me stanno venendo, Madonna, sembro. Avete visto il film Django, no? Ho una taglia sulla testa. E loro sono tutti cacciatori di taglie, che però vogliono solo me, non vogliono i miei compagni. Mamma, che forte che è il Weevil, una bestia. È proprio stabile, da dietro, da dietro. Questo qua con fantasma è un mongoloide, diciamocelo, perché cazzo, mi ammazza solo con fantasma da dietro. Più che altro perché fantasma, diciamo che non è solo un non svantaggio quando gli altri hanno l'UAV, ma è proprio un vantaggio. Perché se io non ho. Perché se io ho l'UAV e vedo che non c'è nessuno dietro di me, sto tranquillo e non mi guardo le spalle, quando invece normalmente lo farei, no? Quindi te avendo fantasma hai anche il vantaggio di avere strada spianata, se morivo adesso spegnevo il gioco, avere strada spianata quando i nemici hanno l'UAV. Camperone, perfetto. 24-6 ragazzi, la partita è iniziata da poco e siamo già a 24 kills, stiamo tenendo un ritmo davvero forsennato. Abbiamo fatto davvero tante kills e di conseguenza molti molti punti. Qua sotto ce n'è uno che campera. Qua. Pensava di farmi lo scherzetto, eh. Vediamo, se riusciamo ad arrivare alla torretta sarebbe utile in una mappa come questa. Aiuto, anche questo gli ho fatto relativamente male, ma arriva a 40 da. È ancora lui perché con l'UAV non lo vedevo. È qualcosa di clamoroso questo fantasma che mi sta facendo venire una rabbia davvero incredibile, perché mi ammazza praticamente sempre lui. Proviamo ad arrivare a 40 kills, che penso sia un obiettivo abbastanza fattibile in questa partita. Ecco, fattibile. Muori. Vedi, appena non ho l'UAV lo ammazzo subito. Ok, il camper nella casa. Fermo qua, perfetto. Weevil è l'arma più forte del gioco, la nuova, dopo tutte le patch, non saprei, però è molto probabile. Arma davvero molto molto completa, stabile, precisa. Poi ho rischiato di fare una cazzata perché ho sbagliato tasto, meno male che mi sono corretto in tempo, va. Vediamo, di qua, andiamo di qua, va, facciamo il giro largo. Oddio, oddio, che one shot che mi ha tirato, cattivissimo proprio. Che cattivo, 31-8, dai, buona partita, proviamo ad arrivare alle 40 kills. Di punti ne stiamo facendo davvero davvero tanti, raga, eh. Stiamo davvero facendo una marea di punti. Vendetta, perfetto, vieni qua. Aiuto, 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 c'è la Marshall, aiuto, dov'è? Dov'è? Oh, la smette di saltare come un grillo, mamma mia, che fallito di merda che è questo! 5 volte su 9 da lui sono morto, proprio un fallito, cazzo. Non fa altro che saltare in giro con quella cazzo di madame. Il P06 piuttosto, madonna. Mamma mia, oh. Ok, che scarso che sono con quest'arma, via. Via, via, via. 33-9, 33-9. Stiamo giocando una buona partita. Mi ha fatto un po' troppe morti alla fine per colpa di quello là, però. Ce l'ho anche dietro. Devo stare attento perché ce l'ho dietro. È qua. Ah no, è andato a destra, meno male. Lo so, ancora, eh. Ma hai rotto il cazzo! Madonna, che cagapalle! Cristo! Ma ammazza ancora, mi uccido. Devi schiattare. Cioè, non so se l'ha capito che mi ha rotto i coglioni. Fosse forte, dico io, no? Con quella cazzo di Marshall mi ammazza lui. Vediamo di. Ok, questa è stata bella, poi arriva il fenomeno col Breccia. Dai, proviamo ad arrivare a 40 kills, che ormai è abbastanza fattibile. Abbiamo fatto davvero una marea di punti, ragazzi, una marea. Dai, dammi un'arma a lungo raggio, no, eh? Eccolo là, non lo prenderò mai. Perfetto, andiamo di qua. Mancano 2 kills alle 40, raga, che sarebbe il mio obiettivo per questo video, quindi devo pushare un attimo. Qua ce n'è uno allo spawn, in teoria. No, non c'è. Però sono dentro la casetta, avranno tutti le mine a pressione del mondo. Prendiamo prima lui e poi lui, che non si è accorto neanche della nostra presenza. BRM un secondo, facciamogli un attimo i coglionazzi. Mettiamoci qua a mirare la porta. Guarda quei piedini che carini che sono. LOL. Via via via, adesso via, andiamo a fare le ultime kills, andiamo a prenderli in modo più serio. Oddio, guarda quelli. No, porca troia, raga, potevo fare tripla. Ho esagerato con il cazzo di l'ondata di calore. Oh, ma ammazzi ancora una volta. Mamma, che goduri ammazzarti così. Vieni qua, perfetto ragazzi. 45 bombe con tanti tanti punti. 4700 punti su Deathmatch. Direi che è un risultato molto molto buono. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollicione verso l'alto, un commento se ancora non siete, iscrivetevi al mio canale. Noi ci troviamo come sempre domani con un nuovo video. Per oggi da Ambrino è tutto e bella.